tutte ragazze, eccomi con un altro video. Questa volta è un video tag di What's in My Bag aggiornato. L'avevo già fatto quest'estate, l'anno scorso d'estate insomma, e ora lo voglio fare appunto aggiornato. Se non l'avete visto il vecchio, vi lascio qui sotto il link per andare a vederlo. Appunto, che fai? Squilla il telefono che squillava, che era il marito che avverte che torna a casa. Insomma, stavo dicendo, questo è il What's in My Bag. Avevo fatto anche l'anno scorso d'estate il What's in My Bag, adesso lo voglio fare aggiornato e ve lo lascio qui sotto, quello vecchio, per chi non l'avesse visto. Ed ecco qua, iniziamo. Questa è la mia borsettina, questa è la mia borsettina di Michael Kors, appunto. Questo ciondolino peluscioso l'ho attaccato io, è regalo insomma di una collega, l'ha fatta tutte quante, ognuno ha un colore diverso, a me è toccato il giallo. E quindi iniziamo. Allora, praticamente la borsa, ora non riesco a farvelo vedere bene, però ha questa tasca, una tasca in mezzo con cerniera e un'altra tasca, e poi il bottone per chiuderla. Comunque quando è vuota ve la faccio vedere meglio, semmai. E iniziamo. Nella prima tasca abbiamo il portafoglio, sempre Michael Kors, con la taschina dietro, l'apertura a bottoni e insomma tutte le varie tasche e la cerniera per gli spiccioli in mezzo. Questo è, con tutte le MK, insomma, un semplice portafoglio che io però adoro, stradoro. Poi c'è, allora, vari fogliettini. Allora, vi spiego, siccome sabato pomeriggio siamo andati a comprare le cose per Ikea, tra l'altro ho fatto un po' di shopping per la casa, insomma, e praticamente, appunto, dicevo, mi sono rimasti in borsa questi qua di Ikea, dove si può scrivere l'articolo per poi andarlo a riprelevare, insomma. Mi sono rimasti in borsa questi, mi è rimasto in borsa questo tagliandino qua della MAC, dove praticamente ci sono scritti tutti i corsi individuali che fanno, di 30 minuti, 60 minuti, 90 minuti, insomma, quanto vengano, vedete, le makeup lessons, insomma. Poi ho i miei guantini adorati che mi ha regalato mio marito, sapete perché ho detto mio ragazzo? Perché praticamente questi guantini ve li ho fatti vedere tempo fa in un video, credo, e non eravamo ancora sposati, quindi mi viene ancora di dirlo. Insomma, sono questi qua, regalo accettatissimo e graditissimo del marito, questi qua in pelle e dall'altra parte invece sono in cotone. Sono questi di Pittarello, sono identici, semplicissimi, non hanno né fiocchi né niente, pagati credo intorno alle 5 euro, non mi ricordo sinceramente. Comunque una cosa veramente pochissimo, e sono veramente bellissimi, io li adoro. Poi insomma, regalo del marito, è sempre accettato. Dopodiché ho, vabbè, questa scatolina, che è una scatolina con dei brillantini, ma mi è rimasta in borsa. Poi ho la mia crema di Argan del Marocco di Bottega Verde, questa qua. Adesso questa è circa un mesetto che ce l'ho e mi ci trovo bene, devo dire. Poi ha un profumo straordinario, tra l'altro della stessa linea ho preso anche il bagno doccia e è buonissimo. Se non l'avete sentito, andate alla Bottega Verde perché ha un odore strepitoso. È Argan, sì, e mentre il bagno doccia è Argan Iris. Poi ho, vabbè, biglietti dell'autobus, non credo vi interessino, penna, tre lapis rubati da Ikea, quelli non possono mancare, cioè. Poi ho scontrini vari, questa bustina di H&M, dove praticamente all'interno c'è un cubino per unghie, un cubo, poi una limina piccolina, una limetta, e aspettate, uno spingicuticole in gomma, plastica e gomma. Se sentite questo ticchettio è Laika, che praticamente è qui in camera con me, che non so cosa stia facendo con le unghie. Poi altri lapis di Ikea, vabbè, l'immobiliare, vari cartellini di immobiliare varie, e poi il mio portachiavi sempre di Michael Kors, questo è fucsia alla cerniera, e all'interno ha il ciondolo con le chiavi di casa. Volendolo potete usare anche come portaspicci, insomma, se magari uscite per andare a prendere il pane, infilate dentro chiavi, spiccioli e
set a posto, io la adoro, poi lo trovo comodissimo perché comunque le chiavi sono sempre ordinate, insomma, lo trovo molto comodo. Poi, nell'altra taschina ho agenda di mio marito, ho scritto tutti i vari appuntamenti e le sue varie cose, insomma, e ce la tengo io in borsa, se no è un casino. La mia agendina, questo è il diario di Clio Makeup, che tra l'altro è 2015, dove invece appunto scrivo i miei appuntamenti, scrivo i miei orari del lavoro e poi tutti i video, vi faccio vedere qua tutti i miglioramenti che devo fare per YouTube, tutti i video, insomma, la mia agendina dove scrivo tutto. Ho un profumo, questo è quello che vi dicevo del bagno doccia Argan Iris di Bottega Verde. Questo è l'acqua profumata, che è buonissima, anzi, è veramente, veramente, veramente buona. Andatela a sentire se non l'avete provata. Poi ho questo qua di Sephora, che praticamente è il contenitore per il profumo da borsetta, dove però non c'è più niente, c'era il Dior Addict, però l'ho finito. Il mio cappellino, questo qua che mi vedete sempre, aspettate, che mi vedete sempre nelle foto, un po' torto, sembra un po' torto dalla videocamera, ma non capisco perché. Ok, così il mio cappellino sembra un buffo, ok. Poi un'altra penna, due penne sono meglio che una. Questo di Ikea sempre, dove ci siamo salvati tutti i mobiletti che ci piacciono. Poi questo è il tappino, biglietti vari usati di treni, autobus, insomma, cose varie. Poi nella taschina invece centrale ho una chiavina USB, così, il contenitore delle cuffiette del telefono e appunto il telefono, questo è l'iPhone, il 6 Plus, quello champagne. E fatemi sapere se volete anche il What's on My iPhone aggiornato. E qui c'è, aspettate che non si vede più, vi volevo far vedere il mio sfondo. Ok, che siamo io e mio marito. Vabbè, comunque, questo era il contenuto della mia borsa. Come vedete è vuota, vedete qua c'è una tasca, la tasca con la cerniera e l'altra tasca qui. E poi ci sono le varie ed eventuali taschine e questa è la mia borsettina vuota. Anche la tracollina che io adoro. Adesso rinfilerò tutte le cose dentro e niente, questo era tutto quello che c'è nella mia borsa. Non credo che ci sia altro. Vabbè, di solito tengo anche la sciarpa, se magari fuori non fa particolarmente freddo, allora la metto in borsetta e niente, insomma, la tengo lì. Vabbè, e di solito anche c'è, aspettate che ve lo prendo, questo che adesso ho levato perché mi ero truccata e quindi mi serviva, che è la mia pochettina per i trucchi, ormai ve la faccio vedere. Questa è una pochettina che ho preso un bel po' di tempo fa da H&M, fatta così con tutti i fiorellini, molto carina, con la fogliettina. E questo è il contenuto, ve lo faccio vedere. Allora ho il blush, questo qua di Pupa, questo è di una collezione vecchia di Pupa della Very Vintage, che è quello che ho su anche adesso, che è molto molto carino. Qua in mezzo c'era l'illuminante, ma come vedete l'ho divorato. Poi ho un rossetto di Wet n Wild, numero 908 Sugar Plum, che è quello che avevo in questi giorni, che è questo intensissimo prugna. Poi ho, vabbè, lo scotch, non si sa mai. Poi ho la Debbie Pencil numero 1, che è questa sempre prugna, che tengo in borsetta per il contorno labbra. Il mio adorato, adoratissimo eyeliner di Wycon Link Tattoo, che è quello opaco. Il mio mascara adorato, vi farò una recensione su questo mascara perché mi trovo veramente veramente bene. Questo è il mascara black della Rouge Cosmetics,
Eve, questo si trova in farmacia per 2,85 euro, ma è veramente veramente buonissimo, ha delle ciglia bellissime e in più non ha schifezza all'interno, insomma è naturale. Il mascara, che anche questo è l'altro mio preferito, Miss Manga, di cui però io utilizzo, siccome è finito, utilizzo lo scovolino insieme a quel mascara che vi ho appena fatto vedere e dà un effetto spettacolare. Un giorno vi farò vedere appunto l'applicazione di quel mascara. Poi ho il burro cacao di Marcellaise Le Petite, questo qua, con cui mi trovo bene. La Long Lasting Eyeliner 10 Bright Silver di Wycon, che è appunto quella argento, che io adoro, stra-adoro, dà una luce incredibile. Poi, sempre la lip liner, però questa volta, cioè sempre la matita, però questa volta la lip liner Ruby 01, sempre di Wycon, che è la rossa, che avevo in borsa perché praticamente l'ho usato ieri. Il mio correttore di Wycon in stick, praticamente l'ho mangiato, questo è il numero 100. Il Natural Shine Lip Gloss della collezione di Clio, For Pupa. Poi la matitina I Love Smoke, matitina insomma, matita grande I Love Smoke di Essence. Un altro ink eyeliner, vabbè, tanto perché uno non ce ne basta. Il rossetto di Wycon della linea Sublime Matte, il numero 619, che è appunto il rosso intenso matte. E come altro rossetto anche il Candy Yum Yum di MAC, che lo avevo in questa nella settimana scorsa, è rimasto qui in borsetta. Come pennelli poi ho questo di Elf, che io uso siccome è praticamente angolato, non so se riuscite a vederlo, come contouring. Questo qua di Real Techniques, che sarebbe il Pointed Foundation Brush, che però io uso per andare a sfumare il correttore sotto l'occhio. Questo è sempre di Real Techniques, che io uso per il blush. Ora non so quale è perché praticamente mi si è scolorita la scritta. Comunque è questo qua che si allunga. Poi ho questo correttore di H&M, sì, questo correttore, questo pennello di H&M molto cicciotto, vedete? Molto molto cicciotto, molto morbido, che io di solito uso per andare a stendere il colore chiaro sotto l'arcata. Poi ho questo mini 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 rossettino di Diego Della Palma, che io adoro e lo tengo come se fosse tipo un santino, che praticamente ci hanno dato all'incontro di Giuliana quest'estate, insomma l'estate scorsa, l'anno scorso d'estate, quando c'è stata qua a Firenze da Maria Anno l'incontro con Giuliana e Diego Della Palma, e questo lo tengo come un santino ed è questo colore meraviglioso. Tra l'altro non so nemmeno se c'è ancora come linea. E poi ho un altro pennellino, questo è di H&M doppio, da una parte a penna e dall'altra angolato. E questo era tutto il mio contenuto della pochettina che porto appresso nella borsa, appunto. E aspettare che risistemo un po' il tutto. Poi ovviamente i rossetti sono quello che cambiano, ma poi il resto è tutto uguale, insomma c'è quello dentro. E niente, questo era tutto il contenuto della borsa, stavolta veramente è finito. Io spero che questo video, boh, vi possa essere piaciuto, vi possa essere stato utile, no, non credo, e vi possa aver tenuto compagnia e strappare un sorriso, però sì. Noi ci vediamo al prossimo video. Un bacione immenso, ciao ragazze!